Sì. Lei ha reso varie dichiarazioni. Sì. Salvatore Contorno, detto Coriolano della Floresta, come il protagonista di un grande romanzo popolare, ha 41 anni. È l'unica persona che si sappia riuscita a sopravvivere ad un agguato teso dalla mafia vincente. Sì. Con le sue rivelazioni ha mandato in carcere 160 persone. Per i quali testimonianza di grande rilievo, perché Contorno racconta in prima persona episodi dei quali è stato protagonista. Se vuole illustrare alla Corte? Signor Presidente, di quando sono entrato a far parte della mafia, io non c'erano queste leggi che usano queste chiamate mafiose, perché non sono più mafioso. Chiamate mafiose. Prima si ammazzava una donna, poi un piccirito. Tutto il comportamento che hanno avuto sono stato costretto, con le forze o con le buone, a poter diventare infame come loro chiedono, ma infami sono loro. Un sogno io un fan. Silenzio! Silenzio! Mi costringete! Qua mi trovo per salvarmi la vita, ma non ho paura che muoia, perché non ho più niente da perdere. Perché non temo niente, la mia famiglia ce l'ho sistemata. Se muoio non ho importanza. Però voglio dire tutti i fatti che so. Lei come era entrata in questa associazione? Come è fatta questa associazione? Quali sono le regole di questa associazione? Se è stato iniziato? Io sono entrato a far parte di questa associazione, avevo 1975. Avevo un'attività commerciale nel bestiame. Essendo già precedentemente amico di tante di queste persone, care delle mie, eravamo amici. Cerca di evitare comunque riferimenti al... Io sto dicendo tutte queste persone dietro a me. Sì. E allora nella conoscenza c'era un contrabbando di sigarette. E ne ho conosciuto tante di queste persone. Dopo vennero sigarette e cominciò la droga. Al 75 io entravo a far parte di essere uomo chiamato uomo d'onore, in quei periodi quando trasevo io. Oggi non c'è più questo uomo d'onore. Non esiste. Quando si diventa uomo d'onore si fa un giuramento. Io conoscendo la buonanima e Mimmo Teresa, eravamo da tanta vecchia data amici. Un giorno mi venne a pigliare a frigorifero, che aveva un frigorifero in Corso dei Mille, all'ingrosso, i cani. E mi ha portato dalla buonanima di Stefano Bontà. Là ho trovato tanti altri personaggi, chiamati Omero Ronuri. E così è nato un giuramento. Un giuramento sarebbe, un tipo dice comandamenti, non guardare le donne degli altri. Dice sempre la verità. E chi tradisce questa cosa nostra sarà bruciata come un'immagine che mi hanno dato in mano a me e puntano un dito per diventare appartenente a cosa nostra. E così mi hanno fatto anche a me, chiamato Moro Nostro. E chi era presente quando lei... Alla Bohemia di Stefano Bontà, Mimmo Terese, i fratelli Pullarà, i fratelli Federico, Pietrino Lo Iacono, che questi mi sono dimenticati al verbale da dichiarare, ricordando meglio. Quali sono gli scopi della cosa nostra? È nato per fare bene ai poveri, si diceva. Quando non c'era la droga in mezzo, il bene si faceva veramente ai poveri. Perché la gente, quando ci succedeva una cosa, non segnava nei carabinieri, veniva nella borgata a rompere la macchina, a rubare la casa. E se ci facevano trovare la cosa, questo è il beneficio di cosa nostra, anfine che c'erano i segreti. Quando sono entrato a far parte a droga, questa cosa nostra, chiamata cosa nostra, si è distrutta. Perché solo la cosa nostra è personale ora, non è più cosa nostra come era una volta. Ora solo per interesse personale, si ammazza con facilità, non hanno più problemi. Ora hanno da gridare, ma che gridano? Se ne sono pentito, io sono pentito, per loro sono pentito, i pentiti sono io, è tutto io difficile, a mio mare fare ammazzare, e mi trovo qua, signor Presidente. Il contante di questa situazione non fece nulla per cercare di eliminare questa situazione, di capovolgere questa situazione? Bontate ha fatto, ma subito ci deve tenere poi, si ammazzare a tutti e tre. Ma vi siete preoccupati dopo l'omicidio del Bontate? Ma noi ci siamo preoccupati, ma purtroppo quelli che siamo stati preoccupati eravamo 6 persone. 4 sono morte, 5 sono morte, l'unico che sono rimasto sono io e mi trovo qua. Mentre lei si trovava a Roma, sì. Successero dei fatti, delle morti a Palermo che la riguardavano. Fatti, mi scusi. Insomma, delle morti, di persone che... Sì, mi ammazzarono a pochi parenti, gente che non c'entrava niente, gente lavoratore, gente che non era cosa nostra né niente. Tanto per fare paura a me, che io di paura non me ne hanno fatto mai, né a casa, e mancavo già bagno. Mandala Gaetano era parente suo? Come? Mandala Gaetano. Io prima ammazzare su Gaetano Mandala, questa è opera di Pino Greco, che è possiede, perché aveva una casa vicino ai Denoniti, e per base principale,
Me lo ha lavato questa pedina che era vicino a Osoedi, non poteva vedere. Che rapporto di parentela aveva con lei questo Mandala? Questo Mandala Gaetano era un fratello di mia suocera. Un fratello? Di mia suocera. E Corsino Salvatore? Corsino Salvatore era un cognato di mia suocera, che è un marito della sua suocera. Ciamete che mia moglie si ricoverò quando mia marisca era a Roma, era incinta da 9 mesi, né a sua casa. O signor Croce Mimmo, o Vite, siamo gli ridotucci, dobbiamo gli ammazzare a mio zio. E chi se sono l'uomo non onore che aveva un palino. E secondo lei tutti questi omicidi che scopo potevano avere? Tutto il scopo che io ci avessimo a domandare a Don Michele Riaco, e appena se puzziella se c'è, se è ancora vivo o morì, ancora non lo saccio. Ma che ci avessimo a domandare a Don Michele Riaco quando ne sa perché sei mia? Proprio ma tutto... io sto chiedendo a lei. No, no, ma proprio la domanda che lei mi fa, tutti gli omicidi furono abbuccati dal signor Michele Riaco, non è che furono altre zone, perciò se non diceva io, non li faceva notte. Fra se puzziella e Michele Riaco. Lei dice che non sarebbero stati potuti fare, commettere, se non c'era il permesso da Michele Greco, del capo commissione. Il capo commissione. A proposito di questo capo commissione, lei mi sa dire i membri di questa commissione? Sì. Capo commissione Michele Greco, Stefano Bontate, Bernardo Bruch, tutto ciò. Aspetta, aspetta, Stefano Bontate e poi? Che fanno parte della commissione? Sì. Michele Greco, capo commissione. Pino Crepuzzieta, Pino Greco. Ah. Bontate e Stefano. Bernardo Brusca, Totò Ciorrina. Bernardo Brusca. Bernardo Totò Ciorrina. Bernardo Provenzano. Bernardo Provenzano. E il signor Pippo Calò. Pippo Calò. Pippo Calò. Senta Calò, lei sì. Deve rispondere di 137 imputazioni. Delle quali